Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti nel canale, benvenuti in questo nuovo video. Prima di parlare della partita di Sinner, l'invito è come al solito a iscrivervi al canale, forza! Iscrivetevi, cerchiamo di arrivare a 400 iscritti e ad attivare la campanella per avere le notifiche sui video e soprattutto a mettere like ai video. Iscrizione, like e campanella, questi tre passaggi che vi permetteranno di seguire questo canale che parla di tennis praticamente tutti i giorni, anzi, senza praticamente tutti i giorni. Noi siamo sul pezzo e siamo a raccontarvi le faccende degli italiani, faccende che oggi sono particolarmente negative per quanto riguarda Jannik Sinner, che ha perso 6-3-6-3 da Urzak. E insomma 6-3-6-3 pesante per come è venuto, perché sì, è vero che il polacco è stato praticamente inarrivabile al servizio ogni volta che Sinner aveva un punto di vantaggio, il buon Urzak tirava fuori la prima vincente o comunque l'ace che rimetteva in corsa il game, rimetteva in carreggiata il game, tant'è che Sinner non è mai arrivato a 40 sul servizio di Humbert. Insomma, è mai arrivato a 40 sul servizio del polacco, e gli errori di Sinner che ci sono stati errori dovuti molto probabilmente alla frustrazione di non riuscire mai ad avvicinare il servizio del suo avversario. Sinner, che ha fatto notevoli passi indietro rispetto alla partita vista con Murray, probabilmente dovuti anche al valore dell'avversario, perché non si gioca mai da soli e c'è sempre un avversario di mezzo che a volte ti costringe anche a giocare male. Però ecco, oggi Sinner molto male. Unica cosa positiva è che ha provato più volte a fare un gioco un pochino più propositivo, un gioco un pochino più offensivo, ha provato anche a rispondere più da vicino dal campo per essere più aggressivo, però la cosa non gli è riuscita e insomma la partita è scivolata via a favore del polacco abbastanza facilmente. Ripeto, un 6-3-6-3 che poteva essere ancora più pesante, perché Sinner in qualche game si è salvato da 4 o 5 palle break contro. E quindi insomma la situazione poteva essere addirittura peggiore rispetto a quella che poi il campo ha detto. Perdiamo quindi l'ultimo italiano impegnato questa settimana. La prossima ci sarà la Coppa Davis, quindi non ci saranno tornei maschili. E cos'altro dire? Male, perché era un torneo che doveva farci vedere che Sinner era pronto per gli slam americani, per i mille americani, scusate, non gli slam, i 2000 americani. Sinner ha fatto vedere che è ancora nettamente in ritardo di condizione. Ora è vero, da qui a New Wales ci sono ancora 2 settimane. C'è la Coppa Davis per poter limare le ultime incertezze. Non credo che la Slovacchia sia un avversario in ogni caso probante, però ecco, speriamo che queste 2 settimane anche di riposo servano a Sinner per presentarsi al meglio nei 2000 americani, nei 2000 a 96 giocatori. Quindi Sinner sarà avanti di un turno, è un semi-slam. Sia Indian Wells che in Miami sono molto vicini all'Islam, l'unica differenza è che si gioca 2 su 3 e non 3 su 5, e che i primi 32 sono avanti di un turno. Però ecco, male, 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 oggi Sinner veramente deludente, servizio che ha funzionato a fasi alterne, nel senso ogni tanto lo ha salvato dalle palle break, poi però è stato molto attaccabile, soprattutto sulla seconda di servizio. Urzak ha fatto veramente tutto ciò che gli è parso. È inutile starne. A un certo momento della partita Sinner aveva una resa del 20% sulla seconda contro il 65% del polacco, che è una percentuale assolutamente mostruosa e assolutamente ingiocabile.
Quindi male, 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 male Sinner, bene, bene, bene Uzak, peccato perché come al solito siamo a commentare l'ennesima delusione di un italiano in questo inizio di stagione. Speriamo bene, speriamo che tutto si possa mettere nel migliore dei modi. A livello anche di cooperazione con Vignozzi, il cambio di allenatore, quindi qualche cosa che da limare c'è per Sinner. Vi dovessi dire che mi preoccupa un 500, vi direi di no. I test saranno i 2000 americani, lì bisogna fare bene anche perché a Miami c'è da difendere la finale e quindi bisogna che Sinner si presenti in una condizione migliore rispetto a questa perché con questa condizione, anche nei 2000 americani si fa veramente poca strada. Io vi saluto, vi rimando al video di domani per tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il torneo sia maschile che femminile di Dubai. Questo era il video dedicato a Jannik Sinner. Ci vediamo domani e grazie a tutti.